Nel 1999 il cosiddetto decreto Bersani recepì una direttiva europea che imponeva la liberalizzazione del mercato di vendita dell'energia elettrica. Negli anni successivi nacquero pertanto il cosiddetto mercato libero, quello in cui trovate i vari fornitori che tutti conosciamo, Enel, Eni, Acea, eccetera, eccetera. E il cosiddetto mercato tutelato, il cui nome preciso in realtà è servizio di maggior tutela. Cos'è e come ha funzionato sinora? Semplicemente, all'inizio appunto degli anni 2000, lo Stato decise di costituire un ente 100% pubblico, 100% pubblico senza scopo di lucro, senza scopo di lucro, e lo chiamò acquirente unico. Ve lo faccio vedere velocissimamente, eccolo qui, su internet trovate tutto il suo funzionamento. Ecco, questo acquirente unico quindi acquistava alle migliori condizioni possibili l'energia elettrica dai fornitori e la rivendeva ai distributori locali, che sono quelli da cui appunto vi rifornite, i quali erano obbligati a mantenere assolutamente quel prezzo a cui acquistavano da acquirente unico. E quindi tutti coloro che erano rimasti al mercato tutelato avrebbero usufruito di questo prezzo. Attenzione, nelle bollette non trovate acquirente unico, trovate appunto il distributore locale, perché appunto acquirente unico ha questa funzione di intermediazione. Bene, di fatto negli ultimi 15 anni circa milioni di italiani, vuoi perché non lo sapevano, poi per scelta consapevole, sono rimasti nel mercato tutelato, oppure sono passati al libero e poi sono tornati a tutelato. E questo, se andiamo a vedere i prezzi mediamente sono più bassi, sono stati più bassi in questi 15 anni nel mercato tutelato e quindi il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di prorogarne l'esistenza, la vita. Vi voglio spiegare un'eccezione importante avvenuta l'anno passato, nel 2022, durante la grave crisi energetica, nella quale effettivamente i prezzi del mercato tutelato non erano convenienti, ma questo è dovuto al fatto che durante il governo Renzi fu emanata una norma che impediva a acquirente unico di acquistare, di fare acquisti programmati a lungo termine che ti salvaguardano, e invece lo obbligò ad acquistare nel mercato, diciamo così, giornaliero, giorno per giorno, e quindi essere assolutamente alla mercé degli sbalzi. Noi ci accorgemmo di questa assurdità nel 2022 e riuscimmo a ripristinare ad acquirente unico la facoltà di fare acquisti programmati. Ma cosa è successo subito dopo? Beh, quello che è l'attuale governo ha deciso per la chiusura di questo ente pubblico che per tanti anni ha fatto risparmiare milioni di italiani con il pretesto della liberalizzazione. Ma il mercato è libero. Chiunque di voi, se vuole, può cambiare fornitore ogni mese, può uscire dal tutelato quando vuole. La liberalizzazione c'è da tanti anni e inoltre la stessa Unione Europea ha deliberato, ha scritto nelle sue comunicazioni che i consumatori dovrebbero essere liberi di scegliere la forma preferita di partecipazione al mercato energetico, vuoi direttamente o vuoi delegando le loro decisioni a intermediari. E pensate che persino la California ed altri stati degli USA hanno deciso di tornare indietro dopo aver liberalizzato. Insomma, per una volta che lo Stato era riuscito a costituire un gruppone di acquisto pubblico senza scopo di lucro, che acquistava all'ingrosso alle migliori condizioni possibili e faceva risparmiare milioni di italiani. Ma evidentemente questo governo non lo vuole, vuole che veniamo gestiti completamente dal mercato. Ma quanto sta funzionando veramente il mercato? E quanto invece per un bene essenziale come l'elettricità sarebbe
preferibile che lo Stato acquisti in forma aggregata, in forma pubblica, e dia quindi agli italiani la possibilità di avere il miglior prezzo possibile. Bene, questo è ciò che il Movimento 5 Stelle vuole, ma evidentemente la maggioranza no.